Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono sicuro che avrete già una domanda. Ebbene sì, questa è un'intro generica per informare voi utenti che mi seguite e mi supportate che in questa serie vedrete solo ed esclusivamente contenuti legati ai cosplay e alle build PvP di Armored Core 6. Quindi, detto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo, vi auguro buona visione e direi che è il momento di iniziare. Bene, eccoci qui. Come avrete letto dal titolo, anche oggi andiamo a vedere una build cosplay. Però, fermi, metto le mani avanti. So che avrei potuto portare come alternanza un mech fatto solo e esclusivamente per il PvP, quindi con l'efficienza di utilizzo di tutte le statistiche, degli oggetti, degli equipaggiamenti, di tutto quello che è la logica per il combattimento. Ma ho fatto questo ragionamento con tutti i mech, li ho modificati tutti. Anche la build del Dart che ho portato nello scorso episodio l'ho completamente rifatta, quindi prima o poi la riporterò, perché mi sono detto, ok, il cosplay, però online su YouTube gira talmente tanta gente che pensa di essere grossa, brava, forte o skillata in questo gioco, porta dei cosplay e fa delle clip che sono assurde perché l'avversario letteralmente non reagisce, e allora mi sono detto, basta. Voglio portare dei mech seri che un giocatore possa utilizzare per vincere gli scontri in PvP. Punto. A priori dell'estetica. Quindi tutte le build che porterò da questo momento in avanti, anche se avranno dei cosplay applicati sopra, come quella di oggi che è a tema Bahamut, quello ovviamente di Final Fantasy X, avranno una logica per vincere in PvP. Punto. Detto questo, direi che possiamo andare a vedere tutti i componenti che formano il mech di oggi. Allora, quello che state vedendo è il mech che andremo a utilizzare oggi, ovvero il mech cosplay di Bahamut. Lo so che così a occhio non sembra per niente simile al leone che vorrebbe imitare, mettiamola così, ma dopo andremo un attimo nella zona di addestramento e vi farò vedere che quando i sei cannoni si piegano all'interno e si mettono in modo da sembrare delle ali, i colori, quindi il rosso, il colore dorato e il viola, si metteranno esattamente nella stessa posizione di quello delle ali di Bahamut di Final Fantasy X. Poi ho messo la striscia di colore giallo in mezzo per ricordare il suo petto e purtroppo il disco che ha sulle spalle l'ho messo nella targhetta del profilo, ne ho messi un paio sulle gambe e uno dietro, se non mi ricordo male, lì piccolino, ma non, diciamo che non potevo fare dei miracoli. Per quanto riguarda la logica del mech e quello che vi ho detto prima, mettiamola così. Prima di tutto utilizziamo le due pistole stordenti, che sono un'arma veramente ottima e come vedete dalle braccia sono applicate a un oggetto che vi dà tanto, 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 diciamo, vantaggio, perché queste braccia hanno il valore al massimo del contraccolpo che vi dà la possibilità di sparare raffiche di colpi senza, diciamo, perdere il target e soprattutto dandovi una precisione più elevata. Questo non sembra, ma vi aiuta a fare più danni possibili. E tutto questo è supportato dai sei cannoni laser che avete sulle spalle, che ve lo dico chiaro e tondo, secondo me sono un'arma troppo forte perché se li utilizzate con i colpi rapidi, quasi al 100% il vostro avversario verrà hittato. È difficilissimo che schivi tutta la raffica dei colpi. Non so perché questo tipo di equipaggiamento risulti così devastante, però di contro mi è toccato utilizzare queste parti di equipaggiamento che sono pesanti perché devono comunque reggere questi oggetti. Come guardate sotto dalle barre dell'energia e del peso totale, sono altissime e senza un determinato Mac non le potete utilizzare. Avrei potuto mettere i cingoli, ma sinceramente parlando non mi andava. Lo preferisco così. Andando su quelle che sono le parti interne, abbiamo i propulsori che avevo anche nello scorso video perché mi piacciono un sacco, mi danno un'ottima mobilità, hanno dei buoni valori e diciamo che mi ci trovo bene. Abbiamo il chip con i danni massimi da vicino e voi forse vi starete chiedendo il perché, ma
diciamo che questo Mac punta a venirvi addosso, e infatti tutto questo viene aiutato dalla presenza del generatore a Coral, quello più forte, che vi rigenera continuamente l'energia quando la finite praticamente al massimo. Diciamo che questo Mac è forte come danni ed è difficile lasciarlo indietro. Infatti, per il momento, ho perso solo una volta contro un carro armato coi cingoli, quelli piccoli, che scappava girando in tondo nella mappa del deserto, e io lì purtroppo ho perso 2-1. Una volta sono riuscito a ucciderlo perché l'ho letteralmente one shottato con i laser, le altre due volte purtroppo non ho potuto farci niente. Aveva i lanciamissili sia nelle mani che sulle spalle, ho fatto tutti i danni che potevo, ma questo Mac contro le build veramente troppo troppo veloci, non dico che non può far niente, però ha difficoltà. E poi ovviamente ho messo l'armatura d'assalto, perché sinceramente parlando c'è troppa gente che la utilizza, e quando vedete l'avversario che l'attiva, la attivate anche voi di rimbalzo, e solitamente lo stordite, colpo doppio dei laser sulle spalle, e lo scoppiate. Adesso andiamo un secondo nella zona di addestramento, prima di andare a vedere le clip delle battaglie, così vi faccio capire perché questo Mac ricorda effettivamente Bahamut. Eccoci qui nella zona di addestramento, e come vedete i cannoni si sono ripiegati nel momento che noi li utilizziamo. Ovviamente se sparate tornano su, poi ovviamente si ripiegano, ma messi in questa maniera ricordano effettivamente delle ali, e i colori messi così piegati all'indietro sono esattamente identici a quelli delle ali di Bahamut di Final Fantasy X, quindi rosse, viola e dorate barra gialle. In più il colore in una mappa che non ha una luce bianchissima, come vedete, ricorda molto quello dell'evocazione, perché è un blu molto molto scuro. Diciamo che ho provato il più possibile a creare un Mac che ricordasse il suo cosplay, ripeto, tenendo un bel livello di potenza. Detto questo, direi che possiamo andare direttamente a sfondare la gente in PvP. Mi sa che il mio avversario così a occhio lagga, ci ha messo una vita ad accettare l'incontro, non tanto lui a schiacciare ok, ma ad attivarlo nella lobby, e il caricamento è troppo lungo, dai gioco. Cioè, i server sono stati chiusi per 2 giorni, sono esplosi, dai, per favore. Ha comunque scelto la mappa, quella chiusa della fonderia, per variare un po', non per altro. Dopo ne sceglierò un'altra e faremo un po' di alternanza. Allora, doppio Zimmerman e doppio, non capisco cosa abbia detto, altri fucili. Questo se mi viene vicino lo cancello, qui laser, se ci riesco. Allora, partiamo. Cerchiamo di essere aggressivi fin da subito. Vediamo se i laser... No, mi si fanno il loro dovere. L'ho mancato letteralmente. Non capisco quello che ha appena fatto. Muori. No. No, l'ho mancato col calcio. Bravissimo, crepa. Ha provato a darmi il calcio o a utilizzare qualcosa che aveva dietro. Stunnato, morto. Come avete visto, i laser sono un pelino forti. Come le pistole a stordimento, che sono rottissime. Non capisco se sta laggando o meno. Preso, morto. Con le pistole stordenti, stordite l'avversario, colpo di laser, se non è un Mac pesante lo one-shottate. Lo so che è un tipo di gioco un po' infame, però ho valorizzato questo cosplay, facendo così è veramente rotto. E direi che possiamo direttamente passare alla prossima clip, che se sarà così corta direi che ne faremo un po' di più di 6 magari. Oh, questo è partito normalmente. Andiamo un po'. Oh no, doppia Gatling e doppia torretta. Questo punta solo a bloccarmi. Dal punto di vista dei danni dovrei essere avvantaggiato, ma non dal punto di vista del Mac. Così a livello generico. Lui è molto più veloce secondo me.
Però nel momento che si ferma per spararmi, preso, calcio, morto. No, avevo i cosi scarichi. Muori. Non ha senso sparare con la Gatling a manetta quando io ho questi laser. È un suicidio. Ok, questo l'ammetto, non è che sappia giocare molto bene l'avversario, eh. Lo dico chiaro e tondo. Però tanto di cappello perché non ha cambiato mech vedendo il mio. Preso. Preso. No. Non ho capito se l'ho preso bene col laser oppure no. Dai, così morto. Oh. Come vedete, mi sono comunque allenato nel PvP. Sono migliorato molto anche proprio con la logica del calcio. Lo uso molto più spesso. Anche questa clip è andata. Velocissima. Queste armi, purtroppo, vi fanno questi danni. Punto e basta. Un altro giocatore che ci mette una vita a caricare. Beh, intanto è il tempo di dirvi che i quattro prima hanno quittato. Non so se è perché hanno visto la mappa o il mio mech, ma hanno quittato di peso. Sono entrati, dopo un secondo sono usciti. Questo doppio fucile da cecchino e dietro non capisco cosa abbia, preso dei lanciatori di qualche tipo. Questo qui ha visto il mio mech e l'ha cambiato perché l'ho guardato prima qual era il suo. Aveva un mech con quattro fucili a pompa davanti e dietro, si vede che non gli piaceva e... Ah, i cosi, ai lanciatori dei satelliti e dei droni, quello che è. Questo qua punterà solo a scappare e a spararmi da distanza. Bravo, stai lì. Preso. Morto. Io sta gente non la sopporto. Scusate, ma io il giocatore che ha la build solo per scappare l'ha proprio zero. Io ho un mech fatto così, due, ma non li ho mai usati. Personalmente parlando non mi piacciono. Bravo, bravissimo. Sì, sì. Scusate, ma io giocatore così, ok, è uno stile di gioco, tutto quello che vuoi, ma lo odio. Morto. Adesso poi cambio mappa perché comunque questa qui avvantaggia troppo me, perché i missili verticali non vanno bene, i bot che volano neanche, quindi facciamo una cosa un po' pari, quindi un po' per me, un po' per loro. Ma to guarda, ho cambiato mappa e la gente non quitta. Questo è il primo subito dopo la click di prima. Non ho guardato neanche il mech che ha, quindi non so assolutamente cosa aspettarmi. La spada, i chiodi e il lanciamissili. Questo ha copiato la build di uno youtuber internazionale che seguo anch'io, che personalmente parlando non reputo così bravo. Adesso questo qui farà solo una cosa: spararmi i missili e i chiodi per poi colpirmi con la spada. Ok. Anche i chiodi. Bravo, fermati. Bravissimo. Sì, sì. Tu sparami i chiodi. Mentre mi spari i chiodi, io ti sparo con i miei cose. Con i miei laser. Che ti shottano. Per me quella build è stupida. Cioè, mi spiace dirlo, ma... è una build idiota. Se devi usare la spada, usi il doppio Zimmerman o qualsiasi arma grossa che ti stunna e la spada la metti dietro. No, guardalo. E si è andato a nascondere. Morto. Ciao.
Per favore, non guardate e copiate le build degli altri solo perché pensate che siano forte. Prima testatele. C'è il gioco che mi ha dato dei problemi con la registrazione. Comunque spero che si veda tutto il combattimento. Oh, doppio fucile laser da cecchino. Ancora. Poi c'ha il cannone di artiglieria e l'altro che non conosco. O non mi ricordo cos'è. Speriamo bene. Questo c'ha il mech per saltare. Vediamo di stargli lontano. E di andargli addosso. Solo quando serve. Preso. No! Ma... ok, questo non sa giocare. Cioè, mi ha letteralmente guardato. Questo qui penso che sarà un giocatore nuovo. Non penso sia, a meno che... ok. Guarda, ve la lascio questa clip, da che tanto amen, una vale l'altra a questo punto, e semplicemente ne faccio un po' di più alla fine. Io non ci riesco a credere, tutti uguali, tutti, anche questo, gli ho guardato un mech, doppio fucile e doppia artiglieria. Cioè, stasera tutti così li ho trovati, tutti quei fucili dalla iper mega super distanza solo per spoccarti, farti un po' di danni, stordirti e poi beccarti con le artiglierie grosse. Ok, in parte quello che faccio anch'io, che fanno molte delle build, ma io vi vengo addosso. A parte che ho appena tirato una cannonata così. Preso. La piantiamo. Vabbè, questo è il secondo bot che incontro di fila. Mi spiace, sarà un giocatore nuovo, uno che è appena entrato in PvP. Però io questa logica del mech super mega iper leggero che punta solo a colpirti da distanza, continuo, ripeto quello che ho detto prima, a non capirla. Poi vabbè, poi sparasti colpi a caso, non so come mai. Sì, ho capito che mi prendi da un chilometro, ok, c'ho tre volte la tua difesa. Ah, ma c'è anche i plasma, non li avevo visti. Guarda che io mi resetto tutto, eh. Ho sbagliato? Ok, adesso no. Oh. Sto sbagliando la misura del calcio. Ok. Stavolta l'ho preso bene. Comunque continua a sostenere che questi cannoni laser non abbiano assolutamente senso, che siano così veloci e così precisi soprattutto. Questo avversario c'ha l'icona di Paimon. Vediamo se è bravo, perché se l'ha fatta lui potrebbe essere il classico giocatore skillato, un po' impallinato come me, a fare i simboli e tutto. Però ha il pugno, dietro c'ha il bastone, io capisco che punterà a stordirmi e a farmi una combo che mi one-shotta, per l'amor di Dio. Però lo puoi fare con un mech leggero, non con un mech che ha tre volte la tua vita. Adesso lui mi sparerà sui chiodi. Ok. Non ci provare nemmeno, muori. Non ci credo. Godo. Quello che ho detto prima. Sono troppo tank. Ok, mi sono salvato con 1170 di vita. Però, comunque, ho vinto io. Se avessi avuto un mech coi cingoli, è ancora peggio. Adesso prova a fare così. Morto. Male, l'ha già caricato. Bye, bye. Ciao. Ci vediamo
al prossimo duello, alla prossima vita, al prossimo tipo di gioco. Sì, sì, come ho detto nel video scorso, andate in giro col pugno nudo o con due armi per fare i figli, fare le combo che vedete dagli youtuber. Comunque mi sono regalato il nome dello youtuber, era Uroboros o qualcosa del genere, che fa tutte queste build che non servono assolutamente a niente. Passiamo al prossimo. Chissà che mech avrà il nostro avversario, perché potrebbe averlo cambiato all'ultimo secondo. Vediamo un po'. Comunque al marchio base. Ah no, ok, è quello. Doppio fucile pesante laser e penso le torrette a impulsi. Plasma? Non lo so. C'ha un marchio di quelli delle corporazioni del gioco. Quindi. Cioè, un giocatore nuovo è uno a cui non frega nulla dell'estetica, comunque ci sono, eh. Vediamo un po'. Mi è passato dietro. Au. Oh, mi sta facendo un sacco di danni. Vabbè, il fucile a pompa ci sta. Ma stagli lontano. Ok. Devo stargli lontano. Abbiamo sparato contemporaneamente insieme, ma io gli ho sparato con le torrette di quel fucile. L'ho ucciso io. Sì che lui dovrebbe essere notevolmente avvantaggiato contro di me, perché con quelle armi lì più veloce dovrebbe scoppiarmi tipo all'istante. Ok. Devo stargli più lontano perché sono in svantaggio. E vabbè, però se poi ti prendo bene così. Allora, c'ho i laser carichi, non se riesco a prendere. No! Yes! Comunque, lo dico chiaro e tondo, riguardate la clip, non l'avevo colpito mai nella vita, ma proprio mai. I laser l'hanno sfiorato appena e comunque il colpo è andato a segno. Gioco, questa cosa non mi piace, perché mi sembra di giocare a Elden Ring con il Phantom Range, che ti parente anche quando non è vero mai nella vita. Ok. Direi che per oggi la possiamo chiudere qui. 8 clip bastano e avanzano. Ne avrei fatta una nona, ma apro e chiudo parentesi, contro un altro idiota con un'altra build idiota di Uroboros, sempre quello youtuber internazionale, e l'ho aperto. La build paladino, che serve solo e esclusivamente a stare in parata dietro lo scudo, spararvi col revolver finché non finite la carica e finite storditi, due spadate e torna dietro lo scudo e sta così 20 minuti. Infatti l'ho sfondato con i laser del mech e l'ho battuto in 2 secondi. Comunque voglio far notare le clip che mi hanno fatto oggi. Sono tutte vittorie, non ce n'è una di sconfitte, basta che leggete la data. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutte vittorie con questo mech, non ho avuto una sconfitta. Quindi vorrei far notare che questa volta il mech è proprio più forte. Diciamo che l'ho concepito meglio per il PvP. Spero che vi sia piaciuto questo cosplay di Bahamut, la sua potenza, la sua versatilità. Non vi ho fatto vedere i simboli, però questo è il simbolo che tecnicamente Bahamut ha sulla schiena, che utilizza per caricare il suo Mega Flyer, e l'unico altro è questo qui giallo, con cui ho fatto tipo le scaglie sul petto per imitare quella riga gialla che c'ha in mezzo. E direi che detto questo, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby per oggi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo a un prossimo video.